Ed eccoci qua alle ore 16 in punto. Ciao a tutti, ben Ciao a tutti. Arrivati, ben arrivati. Alla nostra sesta puntata. Questa è la nostra quinta puntata, sesta puntata. Ormai abbiamo perso un po' il conto. Il conto. Vi anticipiamo già che la prossima settimana, ciao Gabriele. Ciao Gabriele. Vi anticipiamo già che la prossima settimana ci saremo come tutte le scuole. Come tutte le scuole, faremo giusto le che faremo le vacanze di Pasqua e quindi ci vedremo soltanto lunedì e mercoledì. Ciao Luca. Quando salteremo infatti venerdì, che è venerdì Santo, e salteremo anche lunedì di Ciao Pasquetta, quindi da mercoledì salteremo alla settimana prossima, al giorno, se non sbaglio, 15, che è il mercoledì successivo. Però la prossima settimana vi promettiamo che parliamo lunedì e mercoledì parleremo di risuonatori. Dei risuonatori, perché ci è stato richiesto più volte, quindi sicuramente con piacere vi parleremo dei risuonatori. E ciao Renato. E invece oggi, ciao Renato, ciao Marco, ciao, ciao Elena, Elena, ciao a tutti, ben arrivati. E come al solito vi ricordiamo che purtroppo non vi vediamo tutti, quindi salutiamo chi ci compare nello schermo. Però sappiamo che siete molti di più. Siete di più, perché sappiamo, perché poi ci scrivono anche delle mail. Abbiamo ricevuto tante mail e grazie. Oggi risponderemo a una mail che ci è stata inviata con una richiesta specifica che ci fa comodo affrontare oggi come argomento, che è appunto sempre sull'argomento della respirazione, così oggi un pochettino concludiamo la nostra spiegazione sul diaframma, il corretto uso del diaframma e la respirazione. E sentiremo degli audio come avevamo promesso la scorsa volta. Volevamo anche ricordarvi sempre di mandarci i vostri audio, se avete piacere di farci sentire un qualcosa di vostro, di avere un'opinione, di avere qualche consiglio, alla nostra mail progetto voce scritto in piccolo 2009@libero.it. E per chi invece ci vuole conoscere meglio, il nostro sito che è www.progettovoce.com. Esatto, allora niente, come sempre facciamo un brevissimo riepilogo di quello che sono state le puntate precedenti e poi andiamo subito a rispondere a questa amica che ci ha scritto da Milano chiedendoci un consiglio sulla respirazione per i fiati lunghi. Ciao, grazie. Allora, il riepiloghino è quello che abbiamo già praticamente in sintesi, il fatto di avere cura del proprio strumento vocale, di imparare ad ascoltarsi, di imparare a conoscersi, di sperimentare la propria vocalità anche con delle espressioni quotidiane, prenderne coscienza. Ciao a tutti, ciao Andrea, ciao Grazia. E eravamo arrivati anche alla consapevolezza della propria fisicità, quindi anche ad ascoltare il proprio corpo. Cristina, è la Chiara, la ciao. Chiara, state arrivando tutti, bene, ci fa piacere, anche perché siete fedelissimi e questo ci fa davvero veramente tanto tanto piacere. Oltretutto abbiamo notato che i video vengono visti anche molto anche fuori dall'orario della diretta, perché siamo arrivati a dei numeri veramente visualizzazioni alti. Altissimi. Siamo molto Anzi, contenti. Vi chiediamo, se a voi piacciono queste nostre lezioni, di passare parola ai vostri amici, in modo tale che insomma che queste lezioni possano essere aperte al maggior numero di persone possibili. Perché allora, il canto è gioia, in questo momento ce n'è bisogno. Abbiamo bisogno, il nostro obiettivo è cercare di portare un po' di curiosità, di stimoli, di suggerimenti nelle case un po' di tutti, se possibile. Quindi abbiamo cura della nostra voce, ascoltiamoci, sperimentiamola, individuiamola anche con l'aiuto di un maestro, capiamo esattamente qual è la nostra vocalità, qual è il nostro repertorio, sì, scusa, in modo tale Chiara, da essere... Volevo precisare, ricordatevi che questi qua nostri sono dei consigli che stiamo dando, non sono lezioni vere e proprie. Beh, le lezioni vere e proprie sono diverse. Non lavorando su ognuno di voi direttamente, è chiaro che questi sono consigli generali. Quindi però, poi per metterli in atto roba avete bisogno insomma di una guida più diretta. Insomma, con cui esatto. Abbiate contatto diretto. Quindi la volta scorsa abbiamo sottolineato l'importanza del individuare il proprio repertorio per non sottoporre il nostro strumento vocale a un eccessivo stress, quindi scegliere il repertorio idoneo alla propria vocalità, imparare, e poi dopo abbiamo parlato della respirazione e del diaframma. Per quanto riguarda la respirazione, abbiamo appunto detto che è molto importante non respirare, come si suol dire, alto, ovvero con una respirazione clavicolare, ma respirare, come si suol dire,
basso o con la pancia, abbiamo detto non è l'espressione proprio più giusta da utilizzare. No, non è proprio giusta. Non è proprio non la, è più giusta, la più giusta da utilizzare. L'espressione è quella intercostale diaframmatica. Quindi abbiamo spiegato che con questo allargare le costole fluttuanti abbassiamo il diaframma, diamo modo ai polmoni di riempirsi completamente e con il diaframma possiamo soffiare fuori questa aria in modo costante, così da poter avere una vibrazione. Ma per avere tutto questo bisogna seguire la linea, come dicevamo, partire dall'alto verso il basso, sempre dall'alto, e andare su una linea così, mai da sotto verso l'alto, perché altrimenti si alza la laringe e abbiamo quel senso di soffocamento, ci strozziamo perché togliamo spazio. Quindi sempre dall'alto verso basso e continuare la linea su tutta la frase. Fino in fondo alla frase. Noi adesso, questo che vi stiamo facendo è un piccolissimo riassunto, ma come dicevamo d'apertura della lezione, potete trovare queste nostre lezioni sulla nostra pagina Facebook, potete ritrovare tutte le 5 lezioni precedenti, quindi quello che noi ora vi stiamo dicendo di fretta e furia lo potete trovare più sviluppato nelle lezioni precedenti. Allora, una piccolissima cosa ancora da aggiungere all'argomento respirazione è il fatto che, e anche lì ci sono varie scuole di pensiero, la respirazione spesso viene, la respirazione bassa viene associata ad una tecnica che realizza una respirazione completa attraverso tre fasi: l'inspirazione, l'apnea e l'espirazione. Ciao Silvia. Ecco, spesso si pensa che questo tipo di respirazione, essendo bassa, sia quella idonea al canto. No. L'apnea nel canto non è una buona alleata. L'apnea trattiene il ciclo, la circolarità del fiato e praticamente induce ad un attacco duro. Ciao, un attacco duro che è Elvira. Ciao Elvira! Ciao Elvira! Eccola! Un attacco duro che darà uno sforzo per le corde vocali, darà un surplus di utilizzo di aria. E quindi mi collego anche alla domanda che ci è stata posta dalla cantante di Milano. Sì, praticamente è come se, dovete pensare, come se suonaste la fisarmonica. La fisarmonica, sapete che c'è il mantice, no? E quindi quando voi suonate la fisarmonica, non è che fate, aprite il mantice, poi vi fermate e poi cominciate a suonare. Sì. Deve essere continuo. Sentite che non è naturale avere una frattura fra l'inspirazione e l'espirazione. Anche perché la si crea chiudendo le corde, chiudendo la gola, quindi poi la gola rimane rigida e non ha più la mobilità, non ha più l'elasticità di ripartire nel modo giusto. Il nostro attacco, che abbiamo detto essere un attacco, Marco, sul fiato, ecco, mi ricollego al discorso di prima di Silvio, di partire sempre in una posizione alta che è già proiettata verso un canto che sfogherà, se viene interrotta da una apnea che viene intramezzo fra l'inspirazione e l'espirazione, chiaramente non potrà avere quella fluidità, quella morbidezza che invece è indispensabile per fare una partenza corposa, morbida, che in modo tale che non dia Ciao Fabio, ciao Lisa. Tentazione di mettere della forza. Allora, io vado subito alla mail che ci è stata inviata con questa richiesta, perché questo discorso infatti si ricollega alla domanda che ci è arrivata da questa cantante di Milano. Il fatto, lei ci chiedeva, si accorge nel cantare di una grande difficoltà a portare a termine con un unico fiato alcune frasi. Questo accade sia nella musica leggera, in questo caso è una cantante di musica leggera, sia nella musica lirica. Allora, ci sono sicuramente degli esercizi che si possono fare per allenare il fiato, perché comunque il fiato, anche semplicemente con gli esercizi che abbiamo detto di consapevolezza del diaframma, quindi l'espirare soffiando sulle 60 candeline o l'esercizio della gamba sollevata con la profonda inspirazione e la lenta e graduale consapevole espirazione, è già un esercizio che aiuta a prendere consapevolezza del fiato. Però comunque l'importante è anche non spingere, ricordiamoci che se noi andiamo a spingere, automaticamente butteremo via un sacco di aria per niente, perché come sull'esempio delle candeline che dicevo, una cosa è un'altra cosa, se io faccio finirò il fiato subito, logicamente. Allora, quindi la spinta è assolutamente una nemica della tenuta del fiato. Allora, poi dopo questa cosa che sta dicendo Silvio si può anche
descrivere con un esempio proprio che può essere forse più facile da comprendere. Se io devo riempire, ho una damigiana. Una damigiana è molto grande, ha un corpo molto capiente, ma ha un collo stretto. Se io andrò a versare del vino in questa damigiana senza dosarlo, ma buttandolo giù con energia, molto di quel vino andrà buttato fuori dalla damigiana. Non so se mi spiego. Ci sarà un collo di damigiana stretto. Se io butterò senza un controllo il vino dentro a questa damigiana, molto andrà perduto. Deve esserci una costanza ed un controllo. Allora, io qui poi passo la parola a Silvio, volevo dare questo suggerimento a chi desidera fare un fiato lungo, controllare il proprio fiato, che però non significa trattenere il proprio fiato, perché qualche volta per paura di non arrivare in fondo a una frase, io cosa faccio? Mi metto sulla difensiva, uso il freno. Allora bisogna usare l'acceleratore, ma con intelligenza. Grazie. Non bisogna usare il freno, perché il freno stringe. Quindi questa è una cosa di tutti, anche nella lirica sicuramente questa cosa è riscontrabile. E spesso accade, io voglio farmi durare tanto un fiato, cosa faccio? Lo trattengo un po'? No, lo doso. In soavità, imparate a relazionarvi con questo termine, la soavità, che è sempre una cosa quindi molto eterea, molto vibrante, molto spaziosa, mai diretta, mai forte, mai aggressiva, ma comunque io ho il piede sull'acceleratore, perché comunque mettere il piede sul freno, se non è calibrato, può essere più pericoloso che mettere il piede sull'acceleratore. Accelerare con consapevolezza. Ecco, praticamente, poi ricollegandosi all'esercizio che vi dicevo, quello della riga, allora, se voi provate a dover fare una frase che può essere una qualsiasi frase che ci viene in mente, per esempio bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo, la 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 la, voi vi accorgerete che se io faccio con la mano, state attenti, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo, la 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 la, arrivo col fiato giusto. Se io invece riduco il movimento e lo concentro, diventa bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo, la 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 la, fortunatissimo. Vedete che io c'ho molto più fiato. Perché questo? Perché ho concentrato il movimento, non l'ho buttato fuori. State attenti quindi sull'esercizio che vi dicevo di farlo con il disegno, con la mano, di tracciare la riga, di non fare una riga troppo lunga. E che non diventi un buttare via il campo, esatto, senza quindi, controllo. Vi diventa altrimenti una sensazione di spinta. E logicamente poi questo segno che noi dicevamo, non pensatelo verso il pubblico, perché altrimenti vi viene da spingerlo. Deve essere proprio una cosa minima. Se voi fate questo minimo, imparate a coordinare la respirazione con il suono, con l'emissione. E quindi a quel punto là non avete più la tentazione di spingere, ma vi renderete conto che concentrando il suono avrete molto più... Seguite il vostro molto suono. Più risultato. Comunque il suono è un suono... va seguito e va accompagnato, non va mai lanciato o buttato. Perché non se lo spinto. Lancio e lo butto e lo spingo, butterò una cosa grande e non riuscirò ad accedere ad un percorso piccolo che poi mi può aprire grandissime risonanze, come la botte, come la damigiana. Se io butto con consapevolezza, e quindi se io voglio fare un fiato lungo nell'opera lirica, per esempio, potrebbe essere Dove sono i bei momenti, no? Che è una romanza della Contessa nelle nozze di Figaro. Se io faccio tante volte quella frase, Dove sono i bei momenti, non ricordo se è un do, ma forse sì, di solito viene fatta così. Dove sono i bei momenti? Perché? Diventa pesantissima. Sto cercando di usare quel fiato, trattenendolo, perché mi deve servire. Ma in questo modo io mi sono messa addosso uno scafandro rigido che non mi lascia nessuna elasticità. Ecco, non è quello che volevo l'autore. Mi sono messa in mano al nemico. Invece io mi metto con un bel respiro.
nell'esempio si sia capito quello che intendo. Mai un missile, è sempre una sfera che viaggia ma in naturalezza e morbidezza. E in questo ci aiuta l'interpretazione, perché se pensate dove sono i bei momenti, lei sta pensando dentro di sé, non lo sta dicendo a un vasto pubblico, dove sono i bei momenti, non lo sta chiedendo, dice dove sono i bei momenti. Quindi non è una cosa non che è una deve cosa essere sparata. Però importante non spingere, ricordatevi, io faccio spesso l'esempio dell'auto, no il piede sull'acceleratore senza controllo, ma no il piede sul freno senza controllo, perché anche frenare è pericoloso se non si è consapevole di quello che si sta facendo. Chiudo, altrimenti è come se noi andiamo in autostrada a 130 e cominciamo a sgasare a vuoto. Cioè, se stiamo andando a 130, basta, l'acceleratore deve essere la costanza. Costanza e calma, perché non è che se io guido così la macchina rende di più. Io sono calma, salda e vado per la mia strada, col piede sull'acceleratore o sul freno se occorre. Ma nella battaglia ci sono tre opzioni. Scappo, chiudo gli occhi e mi butto nella mischia o mi metto a tavolino e studio una strategia. Per riuscire a cantare bene bisogna mettersi con calma a tavolino e studiare una strategia, né fuggire né buttarsi spavaldi senza aver calcolato. Altrimenti si ingolfa la macchina e si butta via benzina. Visto che vi ho abituato alle mie meravigliose regoline, oggi a seguito dell'ascolto della volta successiva del Suor Angelica avevamo anticipato una regolina che poi svilupperemo in qualche lezione successiva, ma l'ho già scritta e ve lo ricordo. Importante studiare la musica. Teoria, solfeggio e prassi. Naturalmente ascoltare delle esecuzioni che sono state fatte precedentemente è importante per creare una consapevolezza di uno stile piuttosto di un altro. Un Mozart non lo posso cantare come canto Mascagni, Verdi non lo posso cantare come canto Bellini, né Ciao, posso Paola. Cantare Elisa come canto Amy Winehouse, o non posso cantare Zucchero come canto Frank Sinatra. Quindi è importante ascoltare, importante conoscere la musica. È una fatica da fare, ma una fatica che veramente premia. Che però non bisogna lasciarsi incatenare dalla musica. No, vi ricordate il discorso ma... che dicevamo dello spartito, di leggere lo spartito, di pensare che una nota è qua e la nota acuta è qua, quindi io devo andare in alto per farlo acuto. Certo, no, ricordiamoci che quelle sono mere misure. Cioè noi dobbiamo conoscere bene la musica per poi buttare via tutto e lasciare spazio all'interpretazione. Come che è la si cosa suol dire, la conoscenza più importante. La conoscenza rende liberi. Per affrontare la musica e diventare un musicista, un cantante è un musicista, deve essere un musicista, devo conoscere l'argomento che affronterò. Quindi devo, se io avrò in mano uno spartito, devo poterlo leggere, devo poter sapere quella nota qual è, devo sapere quel solfeggio qual è. Questa è la struttura che mi serve per poi mettere dentro tutta la mia personalità. Detto questo, noi la volta scorsa abbiamo ascoltato una cantante che ci ha inviato il suo audio. Giuseppe, probabilmente perché non sai come usare la voce. Non riesco a capire perché quando cerco di intonare un'opera scappano tutti. Cani, gatti, solo le oche mi ascoltano. È già qualcosa! C'è qualcuno che ognuno fa scappare anche le oche. C'è qualcuno che fa scappare anche le oche. Non mollare, non mollare. Inviateci i vostri audio. Oggi vi facciamo ascoltare qualcosa, ve l'avevamo promesso la volta scorsa, che da professionisti confermi quello che abbiamo detto a proposito in particolare del legato. Partiamo con un interprete, qua parliamo di professionisti, quindi abbiamo scelto tre interpreti, però sempre sulla musica leggera per adesso, con una piccola venatura di lirica, dato che una di queste, la madre, era una cantante lirica, una corista, e si sente anche dalla sua impostazione. Ma l'altra che abbiamo scelto ha studiato lirica. E quindi partiamo con... per oggi lavoriamo Andrea. Sul... cos'è Andrea? Mi scappano anche le occhi. Allora partiamo oggi con la musica leggera, partiamo prima con la musica leggera, poi successivamente sentiremo anche se avrete piacere vi faremo sentire anche la lirica. Cioè questi sono degli ascolti che ora con quello che vi abbiamo anticipato, con le regoline che vi abbiamo detto, dovreste poter riscontrare essere veramente ok. Allora partiamo col primo.
che poi se andate a ricercare, adesso lo sentiamo solamente, il primo è Tom Jones. Se poi lo sentite addirittura la stessa canzone la canterà mentre era giudice di un talent show da The Voice, e alla veneranda età di quasi 80 anni l'ha cantata esattamente allo stesso modo. Perché? E qua mi ricollego, perché la voce invecchia solo se si canta male. Non è vero che la voce invecchia e che cambia col tempo, solo se si è cantato male succede questo. Infatti, se vi ricordate l'audio che vi abbiamo fatto questo sentire, ve lo dobbiamo svelare. Siamo cascati dalle nuvole anche noi. Che ha cantato, quella ragazza che ha cantato Suor Angelica senza mamma, Ha 64 anni. C'è scritto che grazie per la ragazza, ma ho 64 anni. Noi quindi, facciamo avete sentito tanti che se la voce è usata perché... bene, se la voce è usata bene non invecchia. Veramente. Quindi, sentitevi anche Tom Jones, al quale lo sentiamo da giovane però. Qui sentite come la linea non cade mai. Eppure da tutti i suoi accenti, Sentite bene? Sentite che gli acuti come li ha tenuti sempre nella stessa linea. Cioè non è alta. Cioè, è anche perché abbiamo appena finito di mangiare, perché abbiamo fatto oggi tutti i colori. Comunque, non ha fatto. Non è andato in su in cerca dell'acuto, capite? E poi la frase tatara tira tatta. Poteva fare tatara tira tatarata tatarata. Tatara tira tatarata tatarata. Invece. Nel rispetto della musica ta 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 ta, però non vuol dire ta 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 ta, vuol dire ta 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 ta, ed è fantastico. E infatti sì, grazie, anche per noi è stata veramente una scoperta che ci ha lasciato senza parole. Anch'io pensavo potesse avere al massimo 25 anni, invece no, aveva 64. Se si canta bene anni. La voce non invecchia. Insomma, ci sono tanti esempi di persone che hanno sciupato la loro voce nel giro di pochissimi anni, e esempi di persone che a veneranda età di 70, 75, 80 cantano ancora. C'era Kraus che a 76 anni, io l'ho sentito alla Fenice Venezia, era una cosa incredibile. Io ho avuto il piacere di cantare con il baritono, poi come si chiama? Quello, aspetta, io, se non mi scappa, io ho avuto il piacere di cantare diverse volte Turandot nel ruolo di Liu con come Turandot Giovanna Casolla. Giovanna Casolla canta una Turandot che, ragazzi, se ci fosse il sipario chiuso, a parte che è bellissima, è una donna meravigliosa, quindi non è difficile pensare che sia una ragazza, però in realtà una ragazza non è più, ma la voce non tradisce assolutamente la sua età. Perché se voi sentite la Turandot della Casolla non c'è un suono spinto, non c'è un suono gridato. In Turandot, che è un'opera che porterebbe a farlo, c'è una consapevolezza. E la consapevolezza è: io respiro con un bel respiro. Abbiamo dimenticato di dire questo. Quando io inspiro, devo inspirare con una morbidezza, con una pienezza, che è come se io stessi sentendo... Ecco, il mitico Loforese, ha ragione Renato. Vabbè, Loforese. Un profumo buonissimo. Ma anche lo stesso Pavarotti. Delle volte io dico, è come se voi foste in un momento che avete una gran fame e sentite un profumo d'arrosto, ve lo dovete mangiare con il naso. Che buono! Non lo fareste mai qua, non lo fareste mai stizzoso o secco questo respiro, lo fareste proprio per mangiarvi tutto quello a fondo. Da lì si parte e si va. Vi racconto un piccolo aneddoto di Luciano Pavarotti. Allora, Chiara stava studiando l'aria di Aida, Aida, no? Sì. Ciao a tutti, scusate se qualcuno non lo salutiamo, ma non vi vediamo tutti purtroppo. E Pavarotti faceva...
mai malato in chemioterapia una settimana prima purtroppo di morire, lui faceva lezione direttamente dal letto. Faceva lezione e nella sala attigua c'erano i cantanti che insomma facevano lezione e Chiara stava studiando l'aria di Aida. Cieli azzurri. Cieli azzurri. A un certo punto lui dalla camera si sente con la sua voce che era parlando, era flebile. No Chiara, il do devi prendere così. No. In piena voce. Un do. L'ultima cosa che è morta di quell'uomo è stata la voce. Un do di una morbidezza, di una consapevolezza, di una saldezza veramente impressionante. Quindi neanche la malattia è riuscita a scalfire la sua ma voce. Ma questo perché aveva un'intelligenza nel canto. Voi guardate il famoso Vincerò, il famoso Nessun Dorma di Pavarotti, uno dei tanti. Lui ha piglio, lui ha energia, ma non è mai sforzato, non vedrete mai una faccia spinta. C'è energia naturale, ma non, l'energia non va confusa con la forza. E in questo Tom Jones abbiamo sentito questa cosa, c'è energia, c'è carattere, c'è ritmo, questa è una musica ritmata, ma questo non significa diventare spezzettati o diventare saltellanti, come diceva Silvio l'altra volta, facendo come guidatori venire mal di macchina chi è in macchina con noi. No, sì, si Andrea. Deve viaggiare dritti, si deve arrivare a destinazione saldi, potenti, ma mai spigolosi, scattosi, sezionati o sforzati. Secondo ascolto, bene. La conoscete tutti. Non ha bisogno di presentazione. Però ecco, la madre era una corista del Metropolitan, quando ci dicono. Cioè, comunque è stata una cantante comunque lirica. Comunque ha una base e si di sente lirica. La sua base si lirica. Sente. La grande Whitney Houston. That is all I'm taking with me. Sentite dove le sono le posizioni degli acuti, esattamente dove sono le altre note. Ma sentite che è come se quasi non si sentisse se sale o se scende. Io sento la linea. È andata con consapevolezza, certo. Logicamente. E sempre in linea comunque, perché nella voce femminile gli acuti passano in testa. Senza you. Dobbiamo andare forse alla parte un pochino più. Sicuramente una parte dove le cantanti di musica leggera si spaventano di più è la parte più avanti, no? Anche questo è la wish and you joy! Non è andata! Sentite qua, se non vi sembra che tiri una riga e non faccia dello zigzag. Sentite? Ok, qua possiamo anche già, poi me l'ascoltate tutta a casa perché questa è... No, fammela sentire. Sentite che anche il passaggio in testa è completamente in riga. Non c'è scalino. Se no c'è ancora l'ultima frase, però vi renderete conto che adesso vi abbiamo fatto sentire questa, perché in realtà questa l'abbiamo sentita tante volte poi reinterpretata dalle cantanti di musica leggera e tante volte abbiamo sentito quando arrivano lì, le vedi già che si preparano prima e... And I will always love you, will always love, love you. E invece sentito lei... And tutto
che vi facciamo ascoltare proprio perché ascoltateli poi per conto vostro. Noi qui siamo già alle 4:30 come al solito e quindi non riusciamo mai a farli sentire tutti. Ascoltiamo ancora un minuto di una cantante che invece magari eravamo in Inghilterra, in America, adesso torniamo in Italia. Per come lei è uscita, simpatica, autoironica, con un look buffo e con una canzoncina quasi infantile, poteva sembrare non avere uno strumento importante quale invece ha. E stiamo parlando di Arisa, in questa interpretazione dell'Alleluia. Sentite l'eleganza di non far cadere. I know there was a sequel chord. Una cosa, mi fermo solo per una cosa. Credo che anche Arisa abbia una base lirica. Stiamo parlando di note molto basse per la voce di Arisa. Come avete sentito, come dicevamo di non fare gli acuti in su, non dobbiamo neanche fare note gravi in giù. Difatti, se avete sentito Arisa, non ha fatto. E poi si sente perché sempre. Perché questo è ancora più pericoloso che fare gli acuti in su. Le note, le uniche note che dobbiamo pensare in alto sono proprio le note gravi. Perché le note gravi sono le note più difficili, perché le corde vocali, vi ricordate, come avevamo parlato gli acuti che sono tese, nelle note gravi sono molle e quindi ha bisogno di più aria. E quello è il momento pericoloso. Ricordatevi che se state poco bene, le prime note che perdete sono le note gravi. Sono prima le note dove c'è più aria se non si sta bene. Perché sono le note più pericolose. Le note più pericolose sono allora le note gravi, non gli acuti. Vanno agganciate in alto e bisogna portare avanti la linea sempre qua. Lei, Arisa, sta cantando. Never there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Invece, tante volte, per paura di non essere sufficientemente sonori, cosa si fa? Si tende a pompare le gravi perché si sente poco. Se l'autore le ha scritte là, va bene come le abbiamo. E poi, oltretutto, si fanno... Ancora un pezzettino, ma... Se si fa sta cosa qua, quando si arriva al momento dell'acuto, sei talmente infossato che l'acuto... Diventa difficile poi arrivare. Non arriverà mai. Sì. Quindi bisogna già tenerla nella posizione dell'acuto. Sentiamone ancora un pezzettino. E sentite che è già là. Dalla cantina al secondo piano, non sali, scendi continuo. Mi metto sul primo piano e viaggio costantemente lì, ci sta tutto. Puoi mandarlo magari a un filino più avanti. Poi vi consigliamo questi ascolti di farli tutti completi a casa. Perché dopo c'è una parte acuta anche molto interessante. Andiamo più avanti? Sì. Crescere piano piano.
Ciao Katia. E questo era il terzo ascolto che vi volevamo proporre in questa lezione dedicata agli ascolti di legato. Quindi vi abbiamo proposto Tom Jones, Whitney Houston e Arisa in questo Alleluia. E abbiamo sentito tre cose diverse, perché qui abbiamo sentito una delicatezza, in Tom Jones abbiamo sentito un carattere grintoso, in Whitney Houston abbiamo sentito un'esplosione, una potenza. Quindi tutte le cose si possono affrontare con il legato. Non è che uno dice, sì, ho capito, lei sta legando, ma è piano. Se dovesse fare una frase più forte, abbiamo sentito Whitney Houston, and I, più sparato di quello, ma senza sparare. Questo è il nostro consiglio per il vostro fine settimana. Ricordate, cantate, aprite le finestre finché non vi tirano i pomodori. Finché non scappano finché le oche. Finché non scappano anche le oche, come dicevano prima. Cantate, ma cantate sempre. Una parola per me fondamentale nel canto è cantate sempre con eleganza. E quando fate la linea, quando cantate, non sgasate. Restate sempre nella linea, siate belli morbidi, sì, mai sgasare, mai morbidi, spingere, mai pompare. Eleganti, morbidi e non incisivi. Non è la forza che vince nel canto. Anche perché poi in quel modo, vi ricordate che vi dicevo che le corde vocali sono fatte con la mucosa e tutto il resto, cioè la cartilagine ricoperta di mucosa. Se noi andiamo a prendere a sberle, perché praticamente quando noi spingiamo, prendiamo proprio letteralmente le corde vocali a sberle, se noi prendiamo le corde vocali a sberle, loro per difendersi cosa fanno? Si aumentano il catarro, aumentano la mucosa, proprio per difendersi. E a quel punto là arriva il catarro ed ecco che arriva la stecca e tutto il resto. Se c'è tutto questo non è un buon segno, ma ne parleremo ancora. Aspettiamo i vostri audio, progetto voce 2009@libero.it. Ci vediamo lunedì prossimo, buon fine settimana. Ciao. Restiamo in casa, sì, e teniamo duro, perché siamo, dai, una che ce squadra, la facciamo. Come diceva il buon Checco Zalone, siamo una squadra fortissimi. Ciao, 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 ciao. Ciao a tutti.